Oh, eccoci qua. Beh, facciamo il solito bianco e nero. Così aiuta a creare l'atmosfera. Ciao, benvenuti sul secondo canale. Oggi particolarmente in sottovoce, sussurrato, quasi ASMR, perché c'è Anita che dorme nell'altra stanza. Io non posso girare un altro giorno perché domani parto, che c'ho gli spettacoli in Italia. E tra l'altro c'è un bordello qua perché avevo perso il passaporto. Di nuovo, e quindi lo stavo cercando, l'ho trovato comunque. Nel caso in cui vi foste persi, questo è il secondo canale, un canale un po' più tranquillo, rilassato, a luci soffuse, on the road, un canale per intimi. E oggi, come vi avevo detto, parleremo del tardigrado. Dato che ne avevo parlato sul canale principale, oggi facciamo questo piccolo approfondimento in cui vi racconto un po' di cose che ho omesso, in particolare circa le origini aliene del tardigrado ed un po' anche di manipolazione genetica che c'è stata o che si potrebbe avere col tardigrado. Ma adesso ne parliamo. Ecco, prima di tutto permettetemi di fare una precisazione. Nel video io ho detto Lazzaro Spellazzani, ecco, il nome del biologo che ha dato il nome tardigrado per primo è Lazzaro Spallanzani. Tra l'altro lo conosco anche bene. Quindi sono i classici errori che fai perché, insomma, fai tante clip, casomai in una sbagli, però quando lo vai a montare sei così fuso perché hai montato 10.000 cose che non capisci più un cazzo, metti tutto quanto insieme. Capita continuamente. Lazzaro Spallanzani lo conosco abbastanza bene perché è stato un biologo del 1700 molto importante. Molto importante perché ha contribuito, diciamo, alla caduta dell'alchimia. Infatti, tra i vari esperimenti che faceva, ce n'è uno in cui tagliava la testa alle lumache. E vabbè, che volete fare? In sostanza, lui tagliava le teste alle lumache e vedeva che le teste ricrescevano. Ragazzi, è sconvolgente. Quando questa notizia arrivò in Francia, si destò il caos, il panico, tanto che Lavoisier, Antoine Lavoisier, decise di ripetere l'esperimento. Lo ripeté e ne riportò il risultato in francese per i francesi. Fu il panico, ragazzi. Nel momento in cui tu dici che tagliando la testa di un essere vivente quella ricresce, significa che la testa non è poi così importante. E ci sono delle implicazioni teologiche molto importanti, cioè. Per dire, no? Immaginate di mozzare la vostra testa e ne cresce un'altra. Ecco, la testa ricresce, ricresce anche il vostro cervello. Ma quello che ricresce siete voi? O qualcun altro? Perché è un altro cervello in realtà, il vostro cervello è andato perso. Quindi ci sono un sacco di implicazioni, capito? C'era una frase di Voltaire, non ricordo di preciso cosa dicesse, ma era una cosa del tipo: se non è nel cervello che si nasconde lo spirito dell'uomo, allora dov'è che si nasconde? Ecco, qualcosa del genere, comunque era ironico, capiamoci. Perché la testa della lumaca contribuì a far cadere l'alchimia? Beh, perché gli alchimisti del 1700 credevano in un quinto elemento, che si chiamava flogisto. Secondo gli alchimisti, il flogisto era responsabile della infiammabilità dei corpi, per dire. Era contenuto però tanto nel legno, nel carbone, quanto negli esseri viventi, ed era responsabile anche del deterioramento degli esseri viventi dopo la morte. Quindi nel momento in cui tu dici io taglio la testa alla lumaca, quella non solo non muore, ma non si decompone nemmeno, anzi, gli ricresce la testa. Beh, allora tutta la teoria va a farsi fottere. Dov'è allora il flogisto? Vi ricordate la missione della ESA, della European Space Agency, che aveva mandato i tardigradi nello spazio? Avevano chiamato quella missione Tardigrades in Space, con la sigla TARDIS. 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 Torniamo al tardigrado. Moltissimi di voi mi hanno fatto una domanda che mi ha lasciato alquanto perplesso, ma molto perplesso. Cioè, tutti, moltissimi mi hanno chiesto: ma se lo mangiamo il tardigrado sopravvive? Oppure, nei succhi gastrici il tardigrado sopravvive? O ancora, ma se lo mettiamo in ambienti molto acidi o basici, che succede? Io non ho capito esattamente perché voi vogliate mettervi tutto in bocca, assolutamente. In realtà l'ho capito, ne parlo anche nello spettacolo, cioè del perché la gente, soprattutto i ricercatori, abbiano questa tendenza di mettersi le cose in bocca. Per esperienza personale vi dico che è vero, però non me l'aspettavo questa domanda, capito? Il tardigrado muore se lo mangiate? Sì, muore, muore. Non ve lo aspettavate, muore. Dovete capire che il tardigrado non è indistruttibile. C'è questa criptobiosi di cui vi avevo parlato, ma non avviene in maniera istantanea. Richiede del tempo. Se ad esempio l'abbassamento di temperatura è molto veloce, come potrebbe succedere ad esempio se prendete il tardigrado e lo buttate nell'azoto liquido, bastardi,
lui muore perché non ha il tempo di espellere l'acqua, che è un processo che non richiede troppo tempo, però non è che avviene immediatamente, e di sintetizzare le proteine per proteggersi. Quindi non ha il tempo di entrare in criptobiosi, muore. Lo stesso succede se lo metti nell'acqua bollente di colpo, a parte che sei stronzo se lo fai, no? Se teletrasportate il tardigrado su Marte senza dargli il tempo di passare, di ambientarsi un pochetto, quello crepa. Non è così che funziona, capite? E lo stesso succede per i succhi gastrici. Se entra nei succhi gastrici, il pH dei succhi gastrici è intorno a 1-2, quindi molto molto acido, è fottuto, muore subito, poveretto, tra l'altro. Che poi secondo me la probabilità che voi abbiate mangiato un tardigrado è abbastanza alta. Dipende da dove prendete la vostra insalata. Poi tra l'altro, e questo non l'ho trovato negli articoli, però insomma sono abbastanza sicuro, pronto a metterci la mano sul fuoco. Ecco, io penso che mentre tutti i traumi a cui lui possa sopravvivere sono più o meno traumi di tipo fisico, tipo il congelamento è un trauma proprio strettamente fisico, anche l'ebollizione, che ne so, la pressione è un trauma fisico, le radiazioni non è fisico, ma interessa più che altro il DNA. Nel momento in cui il DNA è protetto, lui sta a posto. Però ecco, l'attacco di acidi, ecco, quello è un attacco chimico, degrada proprio tutto, non è facile da controllare, quindi no, credo che crepi, mi dispiace. E quindi anche il tardigrado muore. Che dovete farci? C'è anche da dire che alcune volte i tardigradi vengono riportati come estremofili, ma non è che sono estremofili, non è vero. Resistono in ambienti estremi, ma non è che vivono in ambienti estremi, c'è una differenza. Cioè, se loro sopravvivono all'acqua bollente, non è che ci vivono nell'acqua bollente, è che aspettano di uscirci. Tra l'altro non tutti i tardigradi hanno questa capacità incredibile di sopravvivenza. Quelli strettamente acquatici, come potrebbero essere quelli che vivono nei mari, per esempio, ecco, quelli non hanno la capacità di sopravvivere in questi ambienti estremi, probabilmente perché loro hanno un ambiente che è molto più stabile. Insomma, una volta che stai in acqua, che cosa ti può succedere? Non è che, a meno che qualcuno non butti una bomba atomica in acqua, cioè, dovresti stare tranquillo, non è che c'hai questi grandi sbalzi di temperatura, no? Diverso è il caso in cui invece vivono sulla terra. Se un tardigrado vive in una goccia che si trova ad esempio nel muschio, la goccia evapora e è fottuto, capito? E quindi due cose già, o entra in criptobiosi o ciao ciao. Tra l'altro anche i tardigradi hanno dei predatori. Fatemi leggere: i predatori dei tardigradi includono i nematodi. Ci sono anche nematodi, cioè ovviamente gli altri tardigradi che sono stronzi e si mangiano i tardigradi, vi ho detto che praticano cannibalismo. Acari, ragni, larve di insetti, parassiti, protozoi, funghi e vaffanculo. Quindi alla fine non se la passano bene manco con i predatori. E vabbè, ci tengo a dire che per preparare questo video ho dovuto leggere tantissimi, tantissimi articoli, perché non ti puoi fidare delle informazioni che trovi sugli articoli scandalistici, su quelli di stampa normale, o che ti devo dire su YouTube. Su YouTube stanno un sacco di video sui tardigradi, ma sono uno più stronzata dell'altro, cioè se bene o male dicono delle informazioni corrette, poi ci mettono sempre quella sbagliata. Tipo in un video avevo sentito che dicevano che... Ah, c'era questo qua, se non vi dico il nome del canale, dicevano che i tardigradi resistono in criptobiosi per più di 100 anni. Per più di 100 anni. E quando è che è stato vivo? 100 anni, vedi che è tanto. Allora lui diceva, sì, possono esistere anche più di un secolo. Ma che cazzo dici? Non è vero, non è mai stato visto questa cosa. Nel 1948 c'era stato questo scienziato che era pronto a giurare di aver risvegliato, ecco, un tardigrado che stava in criptobiosi da 120 anni. Però non c'era nessuna prova. E a quanto pare l'esperimento non è mai stato ripetuto. Quindi se questa è un'informazione, no, non direi. Cioè, posso svegliarmi anch'io una mattina e dire, oh, ragazzi, ho risvegliato un tardigrado congelato da 3 secoli. Fidatevi. Dov'è la prova? L'ho buttato. Iniziava a puzzare. Ma rispondiamo alla prima vera domanda che ci poniamo in questo video. I tardigradi sono alieni? Cioè, insomma, sopravvivono al vuoto dello spazio, al freddo cosmico, radiazioni assurde. Il tardigrado viene dallo spazio. È alieno. Tutto ciò è molto interessante perché ci può aiutare a capire anche come funziona la comunità scientifica. C'è una bella storiella a riguardo. Ma partiamo proprio da una considerazione, diciamo, fantascientifica. Supponiamo che esista un pianeta abitabile con acqua. Non lo so, che si trovi, diciamo, relativamente vicino, 10.000 anni luce, ad esempio, no? Quindi, insomma, devi andare da quella parte
viaggiando alla velocità della luce per 10.000 anni e ci arrivi. Oh, il tardigrado non vive 10.000 anni, cioè vive 1-2 anni. 3 anni sei proprio fortunatissimo. Entra in criptobiosi, va bene, ma non è. Cioè, metti pure che vive un secolo, come dice quel tizio. Un secolo viaggiando alla velocità normale, non alla velocità della luce. Non hai percorso niente, sei ancora là, ti vedo ancora, capito? E come ci arrivi? È un bordello. E vi ricordo anche che se sta nello spazio, 10 giorni può sopravvivere, ma poi crepa, cioè non è. Allora, se io fossi uno scrittore di un romanzo fantasy, come potrei giustificare una cosa del genere? In due maniere. Ce l'hanno portato con un'astronave spaziale, però è fantascienza, cioè non è che lo posso dimostrare. Posso dire qualsiasi cosa, posso dire pure che, non lo so, il tardigrado si è evoluto dal mio piede, è la stessa cosa. O che è venuta la Madonna e ha detto tardigrado, insomma. Perché la Madonna c'era all'epoca, no? Oppure, se proprio ho un sacco di fantasia, posso dire che si è staccato un frammento da un pianeta che ha viaggiato per 100.000 anni e che per questi 100.000 anni ha cresciuto una popolazione, generazioni e generazioni e generazioni di tardigradi, fino a quando sono arrivati sulla Terra e hanno trovato casa qua. Non lo so, vi piace questa spiegazione? Non è molto scientifica, però per la fantascienza va bene. C'è da dire che noi abbiamo delle prove che attestino che i tardigradi sono delle specie proprio terrestri. Il fossile più antico che sia mai stato ritrovato risale a 530 milioni di anni fa. È tanto, capito? Sì, tu dici saranno arrivati 530 milioni di anni fa, però insomma, che cazzo. Tra l'altro al momento se ne conoscono 1100 specie diverse, quindi hanno tutta una linea evolutiva che si è sviluppata qui sulla Terra e 110 sono solo quelle che conosciamo. Immaginate quante ce ne sono che ancora non conosciamo negli oceani, nelle caverne sconosciute, nelle foreste che ancora non hanno trovato. Ogni tanto c'è qualcuno che pubblica una nuova specie di tardigrado ritrovata, gli chiedono dove l'hai trovato? Nel giardino, ho visto. Ma come? Ma togliendo questo, c'è stato un periodo in cui seriamente si è pensato che venissero dallo spazio, ma proprio scientificamente. E questa è la storia interessante, la storia che vi racconta proprio come viaggia l'informazione partendo dalla comunità scientifica ed arrivando ai giornali sensazionalistici. Cos'è successo? Dovrei avercelo qui. Sì, è questo. Eccolo qui. Questo bell'articolo è stato pubblicato nel 2015. Sì, 2015. 28 maggio 2015. È uno studio dell'Università del North Carolina. Vedete? In sostanza, che cosa hanno trovato questi tizi? Hanno trovato che c'è qua l'immaginetta, adesso ve la mostro. Ed è qui c'è l'immaginetta del tardigrado. E qui c'è un grafico, lo vedete? Cosa dice questo grafico? Questo grafico dice che hanno fatto un'analisi del DNA del tardigrado e hanno visto che chi ha un 17.5% del suo DNA con origine foreign, cioè straniera, lo vedete? Cosa significa? Ecco, quando questa informazione è arrivata alla stampa sensazionalistica, allora ho scritto subito l'articolo: i tardigradi hanno quasi il 20% del DNA che viene da fonti straniere, aliene. E tu dici, sì, aliene, cioè aliene nel senso sconosciute, nel senso... No, dallo spazio. Hanno scritto, vi giuro, gli articoli dicendo abbiamo la prova che i tardigradi vengono dallo spazio. Perché? Cosa era successo? 17.5% di DNA straniero. Che cosa significa? Ecco, straniero significa che il DNA che hanno trovato all'interno del tardigrado non apparteneva al tardigrado, ma apparteneva ad altre specie. E per qualche ragione era finito dentro al tardigrado. Tanto che all'interno dell'articolo, proprio accanto a quel grafico, c'era scritto che di quel 17.5%, il quasi 91% era DNA batterico. E tu dici, ma come c'è finito il DNA batterico dentro un tardigrado? E quella è la storia interessante. E vi mostra a questo punto come funziona. E non per niente hanno chiamato l'articolo evidenza di trasferimento genetico orizzontale. Che cosa significa? Che cos'è questo trasferimento genetico orizzontale? Allora,
Che cos'è il trasferimento genetico verticale? Allora, con il trasferimento genetico verticale si indica il trasferimento di geni per via diretta. In sostanza, quando fate fighi fighi, no? Quando fate all'amore, trasferite i vostri geni a un altro individuo, un'altra cellula che poi formerà un individuo, no? Quindi questo è un trasferimento genetico verticale. Orizzontale è qualcos'altro. Il trasferimento genetico orizzontale è una cosa praticata tantissimo dai batteri, ma anche dai virus. E di recente si è scoperto anche che viene praticato da determinate piante, casi specifici, Però ad esempio, il batterio che sviluppa la resistenza a un antibiotico può trasferire questa resistenza, questa informazione genetica, ad un altro batterio. E qui entriamo nel ramo della problematica del smettetela di mangiare antibiotici a cazzo di cane, perché poi i batteri imparano a difendersi, a resistere e trasmettono questa conoscenza agli altri batteri, che scemi non sono, e poi resistono tutti gli altri batteri e gli antibiotici, sapete cosa potete farne a quel punto. Ci sono tre modi in teoria con cui questo trasferimento genetico orizzontale può avvenire. Il primo è la trasformazione. La trasformazione, lo sapete pure voi cosa significa, è una modifica del DNA di un batterio, ad esempio, in cui viene inserito il gene di un altro batterio. È ad esempio qualcosa che viene praticato moltissimo in laboratori, quando fai manipolazione genetica di determinati batteri per fargli fare delle cose particolari, no? Fai una trasformazione. Il secondo è la trasduzione, ad esempio il DNA di un batterio passa ad un altro batterio attraverso un virus, per dire. Ed il terzo è la coniugazione batterica, cioè un batterio che bacia un altro batterio, se volete. Un batterio che trasferisce materiale genetico ad un altro batterio attraverso una sorta di ponte che viene chiamato pilo, perché il pilo conta, è molto importante anche nei batteri, insomma. Il pilo è quello che tira il mondo, insomma. Quindi come è successo secondo i ricercatori del North Carolina questo trasferimento orizzontale genetico? È successo perché, poiché i tardigradi resistono in condizioni estreme, è possibile che loro ad esempio siano entrati in criptobiosi. Durante la criptobiosi il loro DNA è relativamente fragile, poi tanto se lo riparano non è un problema per loro, però è molto fragile. Le pareti cellulari potrebbero essersi rotte e ad esempio a fianco a loro ci potrebbe essere stato qualcos'altro, come ad esempio delle alghe, degli altri batteri o qualsiasi altra cosa. Quindi sostanzialmente ad esempio questi altri batteri sono andati distrutti, frammenti del loro DNA sono entrati all'interno del tardigrado e poi sono stati riparati, tra virgolette, all'interno del DNA tardigrado. Il che è una cosa molto affascinante, magari ha comportato delle evoluzioni particolari, insomma, era figo. Tutti eravamo abbastanza stravolti, abbastanza colpiti dalla cosa. Se non fosse che poi nel 2017 un altro gruppo di ricerca si è fatto venire un dubbio e ha pubblicato questo articolo su Nature, un pochino importante come rivista, come sapete precisamente era il 20 settembre 2016, quindi in realtà è l'anno successivo. Che cosa è successo? Questo è uno studio del laboratorio di Tokyo, Tokyo University, perfetto. Tra l'altro ragazzi, guardate quanti nomi, quante persone hanno contribuito a questo articolo, è una cosa disgustosa. Loro si sono chiesti una cosa molto intelligente in realtà. Non erano convinti che quell'articolo pubblicato da quelli di prima, dagli americani, fosse un articolo corretto. Ed ecco che incontriamo ancora una volta la comunità scientifica, vedete? Pubblicano un articolo, ci sono altri ricercatori dall'altra parte del mondo che pensano che tu abbia sbagliato. Fanno gli esperimenti per provare se tu avessi ragione o meno. In questa maniera siamo certi che le informazioni che abbiamo alla fine sono corrette. Quindi loro si sono chiesti, tanto per iniziare. Nell'articolo di quei tizi americani c'era scritto che il DNA dei tardigradi che loro avevano utilizzato erano lunghi, grandi, circa 200 kilobasi. Quando invece in letteratura è riportato che il DNA tardigrado dovrebbe essere intorno a 100 kilobasi. Cioè loro avevano trovato un DNA tardigrado che era il doppio di quello che ci si aspetta. E allora si sono chiesti, ma vuoi vedere che questi signori, loro sono stati molto educati perché sono giapponesi, ma in realtà quello che volevano dire era, vuoi vedere che questi cazzoni hanno usato un tardigrado contaminato, tra virgolette, quindi hanno estratto il DNA
da un tardigrado che era tipo circondato da batteri, e quindi hanno preso sia il DNA del tardigrado che il DNA dei batteri, e alla fine è venuto fuori che c'avevano tipo questo 17% di DNA batterico all'interno, e hanno deciso di ripetere gli esperimenti. Ma, perché sono furbi, mentre quegli americani avevano utilizzato un tardigrado che è molto fragile, uno di quelli che non resiste a un cacchio, una di quelle ciole, diciamo. La ciola si chiamava Hypsibius Dujardini, e Dujardini in realtà è un bel nome anche per una ciola. E allora invece hanno detto questi qua dell'Università di Tokyo: sai che faccio adesso? Mo analizziamo il DNA di un tardigrado super resistente, uno dei più resistenti. E hanno scelto il Ramazzottius varionatus. Ramazzottius, perché era un tardigrado. Che sono urlato? Sembra che ci sia festa fuori. Ramazzottius, probabilmente perché è un tardigrado con la sinusite, non so. No, in realtà Ramazzottius penso che sia il nome del ricercatore che l'ha scoperto. È sempre così che funziona. Ramazzotti, Ramazzotti. Trova tempo tra una canzone e l'altra, va a cercare i tardigradi, lo sanno tutti. E hanno detto, vabbè, adesso facciamo lo stesso esperimento sul Ramazzottius, perché è uno dei più resistenti. Tra l'altro conosciamo pochissimo di sta specie, così magari ne approfittiamo anche per scoprire com'è che resistono così tanto a tutti questi stress. E hanno fatto, prima di estrarre il DNA questa volta, prima di fare gli esperimenti, hanno fatto una cosa saggia che in America, che sono più, non hanno fatto. Lo hanno disinfettato per bene, lo hanno proprio lavato, lo hanno essiccato, le hanno levato tutte le porcherie che c'era attorno, in maniera tale che alla fine ci fosse soltanto il DNA del tardigrado e non di tutte le porcherie attorno. Cosa hanno scoperto? Hanno trovato anche loro del DNA straniero, ma l'1,2%. Siamo partiti dallo studio in America, 17,5%, che è una quantità enorme, aliena, a 1,2%, che a quel punto non è niente, non è manco più... è normale, cioè è normalissimo. Quindi che cosa hanno scoperto? Hanno scoperto, a parte che gli americani fanno le cose male, ci rubano il lavoro gli americani, maledetti, ma anche che non c'è alcun tipo di horizontal chain transfer nel caso dei tardigradi. Quindi avete presente tutta la parte precedente di video in cui parlavo di cose strane? Cioè, potete dimenticarvene, non vi serve più a niente. Ah, che bello! E dato che c'erano, hanno scoperto un sacco di cose interessanti sui tardigradi. Tanto per iniziare, hanno scoperto che probabilmente il segreto della loro, diciamo, rapida rigenerazione, se vogliamo chiamarla, nel senso che quando si congelano comunque subiscono dei traumi, ci sono delle spaccature, delle rotture di molecole, di DNA, eccetera, però loro si riparano abbastanza velocemente, e hanno suggerito che probabilmente è dovuto a una soppressione dell'autofagia. Che cos'è l'autofagia? Quando ti si spacca qualcosa all'interno della cellula, generalmente la cellula se la mangia, te la rompe meglio, e poi con quei mattoncini ci ricostruisce la cosa che si era spaccata, no? Ecco, nel loro caso potrebbe essere, hanno suggerito che invece di spaccare quella cosa, invece di riciclarla, quindi insomma distruggere e ricostruire, loro pigliano come style, lo ricostruiscono direttamente. Che sembra molto intelligente, tra l'altro. Hanno trovato anche dei geni responsabili della riparazione del DNA quando si rompe, perché durante il congelamento spesso capita comunque anche a loro che si rompe il DNA. Comunque hanno trovato dei geni che sono responsabili, sono collegati alla riparazione del DNA. Ma non solo, hanno anche individuato quella che nel video vi avevo raccontato essere la DSUP, la Damage Suppressor, quella che protegge le cellule dalle radiazioni. I ricercatori dell'Università di Tokyo hanno osservato che questa damage suppressor, questa proteina, si avvinghia al DNA, precisamente si avvinghia alla cromatina, che è diciamo una sorta di versione compatta del DNA con proteine, che serve per mantenere il DNA proprio compatto, per fargli occupare meno spazio, ma anche per renderlo più resistente, e che regola comunque l'espressione genica. La cosa interessante è che questa proteina immediatamente va e si attacca al DNA, lo protegge, capito? Funziona talmente bene che sono riusciti a creare una cultura di cellule umane stabili, cultura di cellule embrionali di reni. Chi studia biologia o lavora in laboratorio di biologia le utilizza moltissimo, che producevano al loro interno questa molecola, questa proteina, la damage suppressor, però marcata, quindi con una parte alla fine che era fluorescente. Quindi loro hanno visto il formarsi delle proteine e queste proteine attaccarsi con prepotenza attorno al DNA, lo hanno visto proprio. E la cosa figa è che hanno visto che queste cellule
con questa proteina, in grado di produrre questa proteina, avevano la resistenza ai raggi X aumentata del 40%. Avevano fatto delle supercellule. Questa cosa è incredibile. Cioè, la cosa figa è che queste proteine potrebbero, in teoria, le proteine che si associano al DNA potrebbero dare fastidio al DNA, perché potrebbero ostacolare la trascrizione o la replicazione del DNA. Ma invece in questo caso no. In questo caso funziona una meraviglia. Ovviamente questa cosa lascia un sacco di porte aperte a studi, ad esempio in casi specifici, se vuoi. Loro dicono, se vogliamo proteggere le persone dalle radiazioni, anche se mi viene un po' il dubbio, non so esattamente come la metti la proteina dentro le cellule delle persone, non è così. A tal proposito, vi avevo promesso di parlare di manipolazione genetica, ed è qui secondo me che la questione diventa fantascientifica e mi posso lasciare andare alla fantasia. Oggi abbiamo i mezzi per manipolare facilmente, con estrema precisione, il DNA. E se voi pensate che noi abbiamo trovato una proteina così potente in grado di farti resistere alle radiazioni, per dire, ecco, è facilissimo a questo punto creare, nel caso in cui si volesse, un super essere umano in grado di avere la super resistenza alle radiazioni. O magari serve sulla spiaggia, in Salento vi assicuro che potrebbe essere utile. Oggi abbiamo degli strumenti molto potenti e molto precisi che ci permettono di manipolare, di modificare il DNA con un'estrema precisione. Sto ovviamente parlando del CRISPR-Cas9, che è uno strumento, diciamo, di nuova generazione, se volete, estremamente preciso, una macchina molecolare che ci permette di selezionare in quale punto il DNA tagliare, ad esempio cosa farne poi, ad esempio aggiungi un pezzettino, oppure elimina questa parte, oppure semplicemente sostituisci. Sembra un po' come editare un video alla fine. Ora non entro nei dettagli su come funzioni, perché ci sarebbe materiale per un altro video. Però la cosa che è sconvolgente è che non la stiamo utilizzando tantissimo, ma ci sono delle parti del mondo in cui la utilizzano in maniera molto più semplice. Sto ovviamente parlando con voi, cinesi. I Jiangqing, per esempio, spero di averlo pronunciato bene, anche se sono abbastanza sicuro di no, è questo signore, questo tizio che ha modificato il DNA delle due gemelline. Avrete sicuramente sentito parlare a questo punto, cioè è un caso famosissimo. Quel che ha fatto è prendere gli embrioni, in teoria embrioni di queste due gemelle, e modificarlo per renderle immuni all'HIV. Ora, una cosa bella, essere immuni all'HIV. C'è ovviamente però il problema che li ha modificati male, non sappiamo quanto effettivamente siano alla fine resistenti all'HIV, e a febbraio di quest'anno è stato anche licenziato per ovvie ragioni. Ma l'abbiamo visto ancora sempre in Cina, dove hanno fatto zap zap sul DNA, hanno ottenuto 6 cloni di macachi a cui era stato levato il genere che regola i ritmi circadiani, quindi sostanzialmente delle scimmie schizzate, scimmie che non riescono a dormire, con l'insonnia, che soffrono di schizofrenia probabilmente, e un sacco di altre cose belle. In realtà c'era una motivazione anche comprensibile, nel senso che volevano studiare la schizofrenia in particolare, o tutti quei problemi psicologici legati proprio al DNA, che normalmente sono molto complicati da studiare. Quindi diciamo che a scopi di studio per salvare delle vite ci sta, per carità. Però ecco, a questo punto parte il mio pensiero, no? Se tu vuoi avere il DNA modificato, vuoi avere il super DNA del tardigrado e diventare un supereroe, super tardigrado, che comunque è Spider-Man, cazzo, un tardigrado radioattivo che ti morde, è tutta un'altra storia. Ecco, per avere questi superpoteri non basta il tardigrado radioattivo, e non basta nemmeno bersi una spremuta di tardigrado, non basta. Non potresti nemmeno avere questa modifica genetica se sei già sviluppato. L'unico modo per averla è se mamma e papà decidono di dartela dalla nascita, perché è una modifica che può essere effettuata soltanto sull'embrione, quindi sulla primissima cellula del tuo corpo. In questo modo tu modifichi quella singola cellula, quando quella si inizia a dividere e formerà il tuo corpo, si porta dietro la modifica, quindi tutte le tue cellule avranno questo DNA modificato. E quindi qui nasce una sorta di mia paranoia o di visione futuristica di Chiana. Non nel senso di cazzo, nel senso di Philip Dick. Ecco, Gattaca è questo film fantascientifico in cui sostanzialmente la società è cambiata, e quindi si può scegliere
come avere il figlio. Quindi tu dici, ad esempio, voglio un figlio con gli occhi azzurri, senza difetti, bello, arrogante, con la pizza tanto. E quello ti esce così, capito? Ovviamente ci sarebbero dei ragazzi sfigatissimi, normali, che non avrebbero nessun posto di lavoro, perché ovviamente se tu fossi un datore di lavoro vorresti sicuramente quello con la pizza così. Però ecco, gli altri, è così che funziona. E io non riesco a non immaginare, ad esempio, stiamo arrivando a quel punto, secondo me. Ci siamo vicini. Abbiamo già individuato, ad esempio, determinate patologie che possono essere evitate semplicemente facendo zap zap sul DNA. Non ci sarebbero più, non lo so, bassi, mai più calvi. Soltanto persone col metabolismo veloce che si scofanano tutto. Ragazze senza cellulite, con le cosce lunghissime o con la pizza tanza. Ecco, donne poco appetibili. No, ma davvero, signore, cioè... E se io immagino un futuro del genere, non posso non immaginarlo in Cina. Vedete come funziona al momento in Cina, che situazione si trovi. Io immagino che con, diciamo, un certo indottrinamento, con una idolatria che si ha nei confronti dello Stato. Ecco, io me lo immagino che le famiglie cinesi dicono: sì, faccio nascere mio figlio in laboratorio con, non so, i tratti perfetti, è super muscoloso, così che possa servire meglio alla causa del presidentissimo Winnie. Cioè, secondo me lì arriveremo a un certo punto, molto presto, perché insomma lì sono già più spavaldi in queste cose, no? Cioè, si fanno meno problemi, quindi immagino che ci saranno un sacco di super cinesi, che saranno tipo altissimi, non avranno più gli occhi a mandorla, perché non lo so, ognuno sogna tratti diversi dai propri, quindi alla fine saranno biondi, alti, muscolosi e senza occhi al mandorla, saranno tedeschi praticamente. Se ci metti i superpoteri, poi mica cazzi. Allora, non dico che devono arrivare a volare, cosa possibilissima, però già arrivare a stare sulla spiaggia. Io ho un sacco di amici cinesi, ragazzi, se vanno sulla spiaggia devono coprirsi di crema solare e mettersi quel cappellone così, perché tipo loro hanno melanina. E se entrano in spiaggia senza protezione, quando mettono il piede tipo fuori dal loro ombrellone sulla testa, loro esplodono. Boom! Quindi ecco, questo è già una cosa notevole. E niente, questa era una chiacchierata così, molto informale. In realtà sono stanco e...